così potrei continuare un altro po', Sandro, ma insomma, con questo inizio di Bach Vivaldi ti do il benvenuto sul palcoscenico dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e benvenuti a tutti voi che ci seguite in linea. Allora, diamo il benvenuto questa volta a Sandro Trotti. Allora, condensare in una parola la personalità e la fama e la storia umana di Sandro Trotti è impossibile. È stato direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma, ma un grande pittore, affermatissimo, splendido e raffinato descrittore, se si può dire, insomma, una persona che ha interpretato sulla tela e nei suoi disegni varie civiltà del mondo, tra cui la Cina. Allora, ricordo che Sandro è stato il maestro Trotti, Sandro Trotti, è stato tanti anni regolarmente in Cina per insegnare disegno e pittura ai ragazzi delle Accademie di Belle Arti della Cina. Sandro, ci dici qualcosa tu? Potremmo stare a parlare delle giornate di te, ma insomma, visto che tu sei una persona così generosa, buona, allegra, solare, forse ti lascio la parola, ecco. Insegnare in Cina non è stato difficile. Più difficile era insegnare in Italia, perché gli italiani conoscono bene la lingua. Mentre in Cina tu devi insegnare pittura, una materia che non si svela, e quindi la devi raccontare a uno che non la capisce. Allora è facilissimo. Tu racconti una storia che non si può raccontare a uno che non la può capire. È facile insegnare così. Dimmi qualcosa dell'Italia, allora. In Italia, purtroppo, tutto quello che abbiamo avuto nel passato, nel Rinascimento, noi siamo depositari di questa grande cultura. Allora non studiamo più, sembra che basta essere italiani per sapere tutto. E non è così. Allora, in Italia non c'è più il desiderio di apprendere, come invece in Cina c'è un grande desiderio, c'è un amore tale per l'insegnamento, un amore nell'apprendere. Pensa che c'è un proverbio cinese che dice: chi ti ha insegnato un giorno, ti è padre tutta la vita. Invece noi abbiamo un padre buono per 100 figli, 100 figli non è buoni per un padre. E questa è una cosa drammatica. Certo, certo. Senti, Sandro, a proposito di questo proverbio, che mi pare molto molto bello, c'è il proverbio italiano che dice: tristo è l'allievo che non supera lo maestro. Che puoi non dire credo di sia italiano questo, però si dice in Italia, non è italiano. In Italia. Sì, è triste per l'allievo che non supera il maestro. E questa, io spero di essere superato. No, poi, scherzo, scherzo, scherzo. Ci puoi dare sono qualche degli esempio? Allievi, ci sono degli allievi molto bravi, perché però diciamo nella storia della pittura questa cosa di superare non c'è. È una continuazione, evoluzione della forma. Ogni pittore prima di morire dice: adesso che avevo capito mi tocca morire. Ma non è vero. È l'allievo che viene dopo che porta avanti il discorso. Poi se l'arte universale non si ferma a un certo spazio di tempo, è oltre la dimensione del tempo. È vero, Sandro. Questa è una frase che ricordo, tra gli altri, aveva pronunciato, si dice avesse pronunciato Monet. Questa della... Dice, proprio adesso ho cominciato a capire qualcosa. Sì, ma anche i nostri pittori dell'Ottocento lo dicevano. Certo. Però è una cosa che i pittori si tramandano, perché lavorando, il pittore lavorando scopre le cose. Le chiacchiere, il critico, la cultura. Sì, voglio dire, le opere di Raffaello, non ha bisogno che Raffaello si laurea
in letteratura per difendere le sue opere. Le sue opere si difendono da sé. E quando dipinge un pittore, tutto quello che sa, tutta la cultura, la storia e l'arte, è un supporto, ma con la tela bianca è un dilettante. Non sa mai, perché il problema si ripropone di nuovo, da capo, e non sa cosa fare. Diciamo che il pittore, quando sta di fronte alla tela, tutto il sapere conta poco. È una specie di pugilatore che affronta un altro pugile. È muto, le chiacchiere non gli servono a niente. Si deve difendere, con la tela inizia la battaglia. E le chiacchiere lì non servono. Che belle cose. Non so se mi sono spiegato. Perfettamente. Beh, è quello che persino D'Annunzio diceva che aveva, cioè al cospetto del foglio bianco c'era sempre un momento in cui si deve scatenare la creatività, è vero. Molti scrittori l'hanno detto anche. Sì, sì, ma infatti anche quel grande esperto di estetica italiano dei primi del Novecento, mo mi sfugge il nome, più grande esperto di estetica, scritto tanto sull'estetica, però diceva che quando si arriva alla pagina bianca non c'è più errore, esatto, però non c'è più poesia. Non è vero. Tante volte non c'è errore, ma c'è poesia. Senti, Sandro, maestro Trotti, ci dici qualcosa del Belgio? Io il Belgio credo di esserci andato una volta sola. E ho visto questa piazza meravigliosa dove credo che Karl Marx abbia scritto delle cose, o mi sbaglio? Sì, c'è una leggenda, insomma. Adesso c'è una storia, ecco. Ma il Karl Marx, una storia, e poi mi ricordo che c'era la cioccolata molto buona. Eh sì. Io del Belgio, devo dire, sono un grande ignorante, perché un po' sono ignorato dall'Europa e un po' io ignoro l'Europa. Non era colpa mia, è un rapporto non di amorosi sensi, ma così. Io sono amato dalla Cina, per esempio. In Cina ho insegnato in tante accademie agli insegnanti, e loro hanno insegnato agli allievi. Io in Cina sono molto conosciuto. In Italia ti devo dire... Molto, Capperi. No, ma sì, Sandro, ma sì, maestro. Guarda, certo. La cultura in Italia è talmente marginata, specie quella della pittura, che i pittori in Italia oggi, se tu devi fare riferimento, chi è un maestro? Come 50 anni fa si diceva il maestro Tizio, Caio, tutti conoscevano la gerarchia dei valori. Oggi non c'è più, perché è stata distrutta e marginata la cultura dell'arte. Tutti i disoccupati si sono messi a fare i pittori. E questo è anche un bene, perché se stessero a casa ammazzerebbero la moglie. Ma allora la pittura svolge ancora una funzione sociale importante. Però voglio dire, ci troviamo senza una gerarchia di valori. Sì. Opere che costavano una certa cifra 30 anni fa, 40 anni fa, oggi le trovi sul mercato, nelle aste, a poche lire. Questo vuol dire che i valori non ci sono. Cioè, non è stata diffusa e rispettata la gerarchia dei valori, quella che in Cina... Chi ti insegna ancora, un giorno ti appare, certo, tutta la vita. Certo, c'è, è verissimo, io lo posso testimoniare. Oggi uno vive, tante volte a me qualcuno mi dice, lei Trotti è il pittore. Dico, no, no, babbo muratore, io muratore, per carità, pensionato. No, se no hanno equiparato, livellato tutto a zero. Noi partiamo da zero, purtroppo. Ma non io è credo... che sono negativo, è che la realtà è questa. Sì, io credo che questo che tu dici debba essere
preso come un tesoro. E infatti questa mia intervista, per così dire, questa chiacchierata, vorrebbe essere un po' il preludio a un tuo viaggio qui, se possibile, quando sarà possibile, ma quando le restrizioni saranno tolte. Cioè, io credo che tu sia un rappresentante del buon gusto italiano, del culto del bello, talmente importante, talmente internazionale, che diciamo la tappa deve essere per forza l'Europa. E qui io sarei disponibile, se tu ritieni, se tu vuoi, se ti fa piacere, a farti venire e anche a parlare ai giovani di questo tuo entusiasmo e soprattutto di questa priorità della creazione, dell'armonia, della bellezza. Con molto piacere, mi piacerebbe molto, perché il problema della pittura è un problema fondamentale. Oggi la razionalità ha avuto il sopravvento sulla sensibilità. Sì, e purtroppo il mio discorso è per dire che emarginata la cultura è stata emarginata la sensibilità. La razionalità ha avuto il sopravvento. Per esempio, l'opera d'arte si ottiene da un rapporto armonico fra due poli opposti, cioè il grande rigore matematico che 2 più 2 fa 4, quindi la razionalità, deve essere il rapporto col polo opposto, che 2 più 2, l'abbandono poetico, fa 20, 30, 40. Questi due poli contrastanti opposti dovrebbero entrare in armonia, per cui quando entrano in armonia hai l'opera d'arte. Allora il fruitore non dice, quando vede l'opera, che cos'è. Dice, ma come diavolo ha fatto a farla? È vero, è vero. Senti Sandro, nei tuoi quadri stanno spesso dei cavalli. Ci puoi spiegare perché? Perché il cavallo è una delle cose più tremendamente difficili che esista, di fare, di trasmettere questa vitalità. Ma questo è un omaggio al mio cognome, Trotti, cavallo. Ah, ecco, ecco, ecco. Ma no, io amo la mucca, la mucca. Ah. Io penso che ogni pittore, ogni artista, ogni persona ha un'affinità sensitiva con un animale. Quello che ama il cane, che ama il serpente, che ama... Io amavo la mucca. La mucca perché... Mi ricordo nelle Marche queste mucche bianche, certo, meravigliose, certo. Perché erano pacifiche, davano il latte, e poi si muovevano come delle cattedrali. Quando, per dire, io andavo nelle stalle, che c'è un brutto odore, però, per esempio... Quando camminano defecano con facilità, quando devono, per esempio, menzionare la menzione, si gonfiano e devono spingere il liquido nell'alto. Allora è veramente una grande cattedrale, è un vero monumento. Allora questa cosa bianca che si erge così, a me mi affascinava, come la facciata di una chiesa. Che bello. Poi ho dipinto l'altare della patria perché era bianco. Perché questo bianco splendido faceva riflettere le cupole grigie di Roma che diventava di madreperla. L'altare alla patria che tutti criticano, per un pittore è un grande valore quel bianco, non tanto per la forma che hanno criticato, tipo macchina da scrivere o altre cose, oppure perché hanno rovinato quando hanno costruito queste cose. Ha rovinato un po' l'antichità di Roma, lì c'era. Perché tu sai poi che l'altare della patria l'ha fatto Sacconi. Eccone, un nostro compaesano. Era di Montalto Marte. Certo, come Sisto V. Sisto V era di Montalto Marte e fece il piano regolatore di Roma mettendo gli obelischi nelle varie zone dove nascevano, nelle basiliche, le piazze, e collegava tutte le vie di Roma. Basta pensare Santa Maria Maggiore, San Giovanni, tutti gli obelischi. Il primo architetto che ha creato la prima architettura abusiva è il Sacconi, che ha fatto l'altare della patria in una città dove la linea curva che l'impero romano ha inventato, la linea curva come
conquista dello spazio a infinite dimensioni. Tu il Colosseo non sa mai dove finisce, no? Se è curvo o confesso, a seconda da dove lo vedi, o da dentro o fuori. Sacconi ha fatto il Tempio greco delimitando lo spazio. I romani avevano inventato la linea curva perché era un popolo di conquistatori, era in espansione con lo spazio. Quindi si identificava la linea curva, che poi è diventata anche una linea erotica. Le cupole di Roma hanno un rapporto analogico con l'universo. E la cupola è una linea curva, ricorda il seno, insomma, è una linea erotica. Certo. La prima architettura musica l'ha fatta Sacconi con Paesano di Sisto V. Abbiamo parlato delle Marche, Sandro. Il famoso aforisma: quando due marchigiani si incontrano, parlano subito della loro terra. Adesso tu stai in uno dei templi del Rinascimento italiano, del periodo pre-barocco, insomma, stai vicino al Palazzo Farnese a Caprarola, posto sublime. Ma insomma, dici qualcosa delle Marche, i tuoi ricordi dopo la mucca. Intanto le Marche è una delle regioni che in Italia privilegiate, che nessuna regione italiana si può confrontare con le Marche. Tu mi dirai perché. Perché le Marche è una regione che da qualunque paese del paese, che tutti i paesi sono stati realizzati sulle colline, tu puoi andare sugli Appennini, in Amandola, Monteleone, io cito dei paesi, tu vedi il mare. Nessuna regione italiana ha il privilegio di vedere il mare. Da qualunque paese vedi il mare. Sì. E c'è un'eccezione dove non lo vedi. È Fabriano. L'unico paese che conferma la regola. Certo. E questo è importante perché anche Leopardi dice: quindi il mare, quindi il monte. Perché tu dalle Marche, da qualunque paese, vedi il mare. Nessuna regione italiana ha questo privilegio. Beh, molto bello quello che tu dici. Senti, Sandro, noi inframmezziamo questa conversazione con alcuni filmati dei tanti che ti sono stati tributati. Ieri hai avuto una intervista a Canale 5, se non sbaglio. Sì, a Canale 5, un'altra su Rai 2, parlavano del mio rapporto con la Cina, della mia pittura. Ma io vorrei ancora concludere sulle Marche, che è straordinaria questa regione che ha avuto Rossini, Leopardi, Raffaello, Bramante, Pergolesi, per citarne alcuni. Però voglio dire, non è molto conosciuta. L'Italia è divisa in un modo, certo l'Italia è difficile, di difficile comprensione, l'Italia, perché è lunga e non si, quando si diceva è stata fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. È un linguaggio difficile, perché a Milano l'industriale, quando parla con l'operaio, gli dà del tu, dice, hai capito tu. A Napoli, che è civiltà della Magna Grecia, dice, mi sono spiegato io. A Roma, che è metà, dice, oh, ci siamo capiti. Come fai a mettere insieme le Marche, che traslata rispetto a questa rettilinea, hai capito tu, mi sono spiegato io, ci siamo capiti. È un paese di civiltà contadina, marinara, diffidente. Allora dice, oh, facciamo capicce. Ha sempre paura di essere imbrogliato. Questo è rimasto una civiltà antica, perché non arrivava a nessuno. E quando qualcuno arrivava, il marchigiano, il contadino, dubbioso di essere imbrogliato, dice, oh, facciamo capicce. Certo. È interessante questa... Molto, molto, molto. Ci dici qualche progetto che hai? Devo dire, io ho avuto tanti periodi in pittura e alcuni critici hanno scritto che
sono stato ricco di invenzioni formali. Adesso, a una certa età, devo dire che si diventa un po' conservatori. Allora c'è un rifacimento di cose passate, una rivisitazione. Uno pensa di migliorarle, ma non sono più creative, sono ripetitive. Sto facendo adesso dei paesaggi marchigiani. È curioso. E allora, perché poi un pittore, detto fra noi, nella vita, dopo un arco di lavoro nella vita, dipinge 3-4 cose. Ama 3-4 cose e queste 3-4 cose si ripetono tutta la vita. Picasso è il più grande, quello che ha sconvolto la forma, che ha messo sul piatto, sulla tavola o sul fuoco, tutta la rivoluzione formale. Eppure, se guardi bene, lui ha amato 4 forme. Il nudo, la colomba, perché le ali della colomba poi serviva per fare le guance del viso. Il nudo, anche quando dipinge la battaglia di Corea, i soldati non riesce a vestirli, non fa nulla. Allora, voglio dire, un pittore ama 3-4 cose e queste si ripetono sempre, ritornano. Io, quando dipingo le cupole di Roma e dipingo le mucche, se tu prendi la regione del cupo e delle mucche, è una cupola di Roma ribaltata. È vero, certo. È quando io dipingevo i paesaggi marchigiani con questi pali di cemento, era una specie di fusti di cemento, dove ci stavano i filari dell'uva. Sì. Allora i paesaggi marchigiani c'ha questi pali che tendono verso l'alto. E poi quando ho dipinto le Venezie, le bricole sono dove si attraccano le gondole. Eppure questi sono dei pali che vanno verso l'alto. Cioè si ripete la forma, ritorna. Mi spiego. Beh, è l'albero della barca, certo, è l'albero del filare dell'uva e la bricola delle Venezie. E le cupole di Roma sono la parte bassa. Voglio dire, quando dipinto i gerani a forma di cuore, sono le stesse forme. Io ho amato tante cose, ma in realtà, se vedi, sono 3-4 forme che riaffiorano sempre. Quindi un pittore, quando pensa di inventare, praticamente fa 2-3 cose nella vita. Non è che passa il treno, dipinge il treno, passa la barca, dipinge la barca. Dipinge le cose che sono affine, come sono forma familiari, spaziale, certo, che aderiscono all'idea di spazio che tu hai. È molto, non so, giusto. Se mi sono spiegato. Perfettamente. Maestro Trotti, ci puoi, non so se è possibile, fattibile e logisticamente, ci puoi mostrare qualcosa che stai facendo? Beh, certo, è un disegno molto grande. Splendido, sì. Vedo. Questo è il grande stile del maestro Trotti. Eva ha scelto un paesaggio marchigiano. Ma che meraviglia, questo infinito, come avrebbe detto Leopardi. Vedi come la vista spazia fin là, che bello che è. E naturalmente è dal vero questa linea blu che tu vedi dalla montagna fino al mare, sì, questa specie di autostrada è una specie di unire il mare a tutti i paesaggi delle Marche. Allora, certo, c'è questa diagonale che fa vedere il paesaggio, il mare da tutti i parti. Dunque, devo dire, adesso sto facendo dei nudi, dei disegni che avevo fatto in Cina, li sviluppo, e sono un nudo disegnato su un foglio. Qualcosa, no, sì. Se lo vuoi prendere uno. Qualcosa vado a prendere. Lo prende uno. Allora, volentieri. Io adesso li chiamo, siccome soffro un po' di insonnia, allora li metto, ho pensato di fare delle tastiere per il letto. Allora questo nudo da mettere sulla tastiera a letto, io penso che sia più elegante metterlo in salotto. Perché?
è disegnato con una grande eleganza. Certo. E rispetto alla volgarità che oggi ci circonda nel mondo con i nudi, i miei nudi sono delle cose sacre, sacre. Casti. C'è una volgarità, uno spreco nelle riviste, nella televisione, del nudo femminile portato a una specie di ha avuto il sopravvento sulla realtà, come diceva Baudrillard. È vero, no? È vero. Certo, certo. Allora, noi abbiamo la riproduzione e l'assuefazione, l'ossessione di questa ripetizione, di questa immagine seriale, ha portato a essere più vera del reale. È come la pubblicità. La pubblicità ha superato la realtà. Il bambino, se gli compri un paio di scarpe, non se le mette se non è quelle famose pubblicizzate. Certo. Anche se è meglio, se è più belle. No, lui, la pubblicità è superiore alla realtà. Allora io in questa specie di spreco di nudo, che Moravia ha scritto sui miei disegni di nudi, no? Alberto Moravia ha spiegato, i miei nudi sono delle cose sacre rispetto alla volgarità del nudo. Allora il mio segno elegante e ossessivo si pone come una cosa sacra. È un archetipo dell'armonia. È un archetipo dell'armonia perché la donna, che io ritengo più democratica dell'uomo, perché l'uomo con la muscolatura, con le triangolazioni, ha un'espressione formale di forza, più guerrafondaio. La donna, che ha un rapporto armonico tra linee curve e linee rette, è più vicina anche al paesaggio marchigiano. Licini, quando faceva il paesaggio marchigiano, faceva il nudo femminile. Allora questo vuol dire che la donna in questo rapporto armonico è più democratica perché è meno contrastante, meno drammatico. Il dramma è dato dai rapporti non equivalenti. Nella donna il rapporto è equivalente. È molto bello quello che, perfettamente, è molto bello quello che tu dici. Allora, diciamo, con questo inno all'armonia, direi, concludiamo questo che è un aperitivo, per così dire, a una tua, spero, prossima visita a Bruxelles. Ma io con piacere, appena passo, vengo con piacere. Se tu vuoi, vengo e facciamo una chiacchierata sull'arte, esatto. Sul perché dell'arte, perché c'è bisogno, esatto, dell'arte. Va bene. L'arte, come allora si diceva, della poesia, no? La poesia in genere c'ha tante definizioni, ma una delle tante era: la poesia è quella cosa inutile della quale non se ne può fare a meno. Può fare a meno, esatto. Bene, allora qui dal palcoscenico dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles salutiamo il maestro Sandro Trotti, che è virtualmente qui con noi, ma dalla sua residenza a Caprarola, vicino Roma. E vi invito quindi anche a scriverci, a manifestarci le vostre opinioni e soprattutto a seguirci sul sito web dell'Istituto Italiano di Cultura, che è www.iicbruxelles.esteri.it.